Buonasera, buon inizio di settimana. Bentornati a Pavia Italia da Francesco De Luca. Le tensioni all'interno della maggioranza in comune a Pavia. Tutti vi ricorderete la cronaca di quanto accaduto durante l'ultimo consiglio comunale con il sindaco Massimo De Paoli che ha abbandonato l'Aula. Ebbene, il sindaco su questa vicenda rompe il silenzio, lo fa attraverso i nostri microfoni. Sentite le dichiarazioni che ci ha rilasciato proprio nelle scorse ore. Qual è lo stato di salute della sua maggioranza? Da parte mia confermo quello che ho scritto e cioè che il valore della vittoria elettorale di un anno fa rimane pieno, rimane pieno e totale, un valore che deriva dall'apporto del Partito Democratico, che deriva dall'apporto della lista civica e deriva soprattutto dall'apporto di tanti tanti cittadini che hanno seguito. Per questo io credo che il programma elettorale non sia una formalità, credo che sia un valore ed è per questo che ho voluto ribadire che le indicazioni contenute nel programma elettorale sono il patto che io ho stretto con i cittadini e che quindi va rispettato. Dopodiché, naturalmente, è fondamentale un dialogo con i consiglieri comunali, sicuramente ci sono aspetti di metodo da mettere a punto. Mi impegno io stesso a parlare molto di più con tutti i consiglieri per far capire loro la portata delle scelte, l'entità e l'importanza di quello che si fa. Da questo punto di vista sono sicuro che il percorso potrà riprendere presto. Molti sono rimasti stupiti dalla sua uscita in quel modo dalla seduta di consiglio comunale. Ecco, è un'azione di cui si è pentito, su cui ha ripensato a mente fredda, come, come rigiudica quella, quei momenti un po' concitati del consiglio. No, non sono assolutamente pentito, perché io credo che i cittadini abbiano apprezzato del mio modo di fare politica, uno stile di sincerità, di trasparenza e anche qualche volta di scompaginare le carte. Il rituale della vecchia politica prevederebbe che tutto eh, si discutesse soltanto nelle segrete stanze. Io ho voluto far emergere un dissenso che in quel momento c'era, ma eh, che è davvero un dissenso molto più apparente che sostanziale. Uh, un incidente di percorso da cui tutti possiamo trarre sicuramente una lezione. Uh, credo che i cittadini l'abbiano capito, almeno dalle reazioni di questi giorni mi sembra evidente. Ha parlato di un dialogo con i consiglieri da intensificare, le chiedo allora come rilanciare l'azione della, della sua maggioranza, soprattutto nei rapporti tra uh, giunta e consiglio. Guarda, io ho sempre detto ai consiglieri che se loro ritengono che noi non stiamo svolgendo adeguatamente il programma hanno tutto il diritto di sottolinearcelo. Però per cambiare il programma si discute insieme, eh, si costruisce, si vede quali sono le difficoltà, si vede se non si riesce a fare qualcosa, lo si motiva e lo si spiega alla città. L'importante è spiegare tutto molto chiaramente. Sul dialogo, certo, un coinvolgimento dei consiglieri nelle fasi preparatorie delle decisioni, nell'ottica però, lo voglio ribadire, non di esercitare piccoli diritti di veto da parte di qualcuno, nell'ottica di trovare insieme la strada migliore per fare quello che abbiamo promesso ai pavesi di fare l'anno scorso. E allora, proprio nel pomeriggio si è tenuto un importante vertice di eh, maggioranza. Tra poco eh, torneremo su questa vicenda, vi racconteremo insomma eh, quello che eh, è emerso, un incontro molto importante. Eh, prima, però, dobbiamo occuparci. Di un lutto nel mondo della letteratura. Infatti, si è spento nelle scorse ore all'età di 73 anni, Sebastiano Vassalli, noto scrittore, si è spento all'ospedale Hospice Monsignor Zaccheo di Casale Monferrato, dove era stato ricoverato in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni. Nato a Genova, trasferitosi fin da bambino nella vicina provincia di Novara. Proprio a quelle terre aveva ambientato la chimera, il romanzo che gli ha dato il grande successo e notorietà. Uno tra. Gli autori, è stato uno tra gli autori più tradotti al mondo. Nel novembre dell'anno scorso, Vassalli eh, venne a Pavia e ricevette il premio letterario Cesare Angelini per il romanzo eh, Terre selvagge. Giuria, eh, quella giuria era presieduta dal rettore dell'Università di Pavia, Fabio Rugge. Si è spento all'età di 73 anni ed è veramente un grave lutto per il mondo eh, della eh, letteratura. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Voghera e prestate attenzione a questa vicenda caduta nelle scorse ore in un bar di Voghera. Prima le urla per strade in pieno centro a Voghera, poi la lite si sposta in un bar e si trasforma in una vera e propria rissa. Pomeriggio movimentato per una cinquantenne vogherese, la signora avrebbe iniziato a discutere con il compagno di 28 anni mentre i due camminavano. Poi la coppia è entrata in un locale e lì la situazione è degenerata. Dalle urla si è passati alle vie di fatto con il ventottenne che avrebbe scagliato anche una sedia contro la donna, quest'ultima per difendersi ha preso dalla borsetta uno spray al peperoncino e l'ha spruzzato in faccia al compagno. Alla fine è dovuta intervenire una pattuglia della polizia per riportare la calma. Gli agenti hanno identificato sia il giovane che la signora, poi accompagnati in ospedale da un'ambulanza del 118. Nessuna conseguenza grave per i due, a quanto pare non nuovi a litigi di questo genere. E un episodio violento è stato eh, segnalato nel pomeriggio a eh, Pavia. Un'aggressione, eh, stando alle prime informazioni, si tratterebbe appunto di un'aggressione all'esterno del centro commerciale Carrefour situato sulla Vigentina. Il 118 è intervenuto per soccorrere due donne, entrambe straniere di 42 e 33 anni. La prima presentava contusioni al volto, la seconda una ferita al naso e a una gamba. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso del Policlinico San Matteo per accertamenti. Ancora non è chiara la dinamica della vicenda, non è chiaro cioè se le donne si siano picchiate tra loro, se siano state aggredite da una terza persona, spetterà alle forze dell'ordine fare luce sul caso. L'aggressione, come detto, è accaduta all'esterno del centro commerciale posto appunto sulla vigentina, due donne ferite, entrambe straniere. E noi rimaniamo a Pavia e torniamo a occuparci allora di questo importante vertice, dopo le tensioni degli scorsi giorni, all'interno della maggioranza consigliare. Vediamo e sentiamo allora le prime indiscrezioni. Pieno sostegno al sindaco e alla sua giunta e massima collaborazione da parte di consiglieri e segreteria. Il Partito Democratico riparte da pochi e semplici concetti, provando a mettere definitivamente da parte le tensioni degli ultimi giorni. Questa è la linea emersa al termine di un vertice, convocato nel pomeriggio, nel quartier generale di Via Taramelli, con il sindaco, la giunta, il gruppo consigliare e la segreteria del partito. Dopo le recenti e vibranti polemiche, è dunque scoppiata la pace all'interno della maggioranza di centrosinistra. La volontà di tutte le componenti è di realizzare il mandato ed il programma elettorale sottoscritto dal sindaco appena un anno fa. Scordiamoci il passato sembra voler essere il messaggio recapitato dai democratici, non solo agli elettori, ma a tutti i cittadini pavesi. Chiudere le polemiche e ripartire più forti ed uniti: questa è la volontà espressa dai gruppi di PD e Cittadini per De Paoli, per portare a termine una sfida appena iniziata e che dovrà arrivare alla scadenza naturale del 2019. E nel tardo pomeriggio è tornato a riunirsi anche il Consiglio comunale a Voghera. 13 i punti all'ordine del giorno dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio e del sindaco, l'approvazione del verbale delle sedute precedenti, i consiglieri chiamati a esprimersi sulla incompatibilità di un loro collega. I successivi punti riguardano invece le nomine delle commissioni comunali. Si tratta di affari generali e personale, territorio, lavori pubblici, ambiente ambienti, servizi sociali, istruzione, cultura, sport e tempo libero e la nomina della commissione per la formazione e l'aggiornamento degli albi sui giudici Tra i punti, anche uno presentato da Forza Italia che dichiara la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto di Pirolisi di Retorbido e l'ultimo in merito al servizio di trasporto pubblico locale quindi un consiglio comunale ricco iniziato nel tardo pomeriggio a Voghera, 13 i punti all'ordine del giorno vi ricorderete gli atti di vandalismo alla torre civica a Pavia ebbene si parla anche è un'ipotesi di cambiare il eh, progetto il fattaccio risale ad una ventina di giorni fa, l'installazione inaugurata 25 anni dal crollo della torre civica in Piazza Duomo viene presa a sassate, il bilancio parla di una vetrata rotta e di danni per diverse migliaia di euro. Solo pochi giorni dopo si risale all'identità dei vandali, due bambini di appena 5-6 anni ripresi dalle telecamere di sorveglianza, dopo l'indignazione e le polemiche anche su internet. È arrivato il momento delle riparazioni o forse delle riflessioni. Sì, perché la vasca, che doveva rappresentare una proiezione virtuale della torre fatta di riflessi, acqua e specchi, è costata 100.000 euro, una cifra elevata per un progetto innovativo che ora va sistemato. Toccherà al comune farsi carico delle spese di riparazione e chiedere poi un risarcimento ai genitori dei piccoli vandali. Ma, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Castagna, la giunta sta facendo anche le dovute valutazioni sull'opera stessa. I lavori di mantenimento e di riparazione sono molto alti, spiega Castagna, e in un momento di spending review anche poche migliaia di euro contano per i bilanci comunali. E allora non è detto che che in futuro la torre civica possa cambiare volto o meglio cambiare installazione. Solo un'idea per il momento sulla quale però la giunta dovrà riflettere nelle prossime settimane. Intanto verranno effettuati lavori di pulizia sui resti della struttura, via dunque erbacce e vetri rotti, in attesa di capire poi quale sarà il destino della vasca monumento inaugurata appena cinque mesi fa. Emergenza caldo, e accessi a pronto soccorso a Vigevano, nelle scorse ore si è tenuto un importante incontro L'emergenza caldo gli aumentati accessi al nuovo pronto soccorso di Vigevano. Un incontro importante si è tenuto nelle scorse ore dopo le segnalazioni di alcune problematiche emerse durante i giorni più caldi di questo torrido mese di luglio. A seguito della richiesta dell'amministrazione comunale vigevanese, il direttore generale dell'azienda ospedaliera della provincia di Pavia, la dottoressa Daniela Troiano, ha incontrato nelle scorse ore il sindaco di Vigevano, Andrea Sala, l'assessore alla sanità comunale Antonietta Moreschi per discutere delle criticità e delle problematiche inerenti il plesso ospedaliero di Vigevano. È stata affrontata in modo particolare l'emergenza caldo relativamente agli aumentati accessi di pronto soccorso. Le eccezionalità del meteo hanno provocato infatti un aumento tra il 10 e il 20% degli accessi al nuovo pronto soccorso, ma anche provocato alcune difficoltà all'impianto di condizionamento dell'ospedale, subito sistemate dall'azienda ospedaliera. Ora, di comune accordo, proseguirà il monitoraggio della situazione al fine di garantire il miglior servizio per l'intera cittadinanza. Finisce fuori strada per evitare un capriolo, è accaduto a Pizzale nel pomeriggio sulla strada di Porana, una frazione. Sfortunato protagonista è un 59enne residente in paese, l'uomo mentre viaggiava sull'SP23 improvvisamente si è visto attraversare la strada da un capriolo. Per evitarlo ha sterzato finendo in un fosso, nell'impatto l'auto si è quasi completamente distrutta, l'automobilista avrebbe riportato traumi al volto. Eh, sul posto polizia stradale per i rilievi l'uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa di Voghera, è accaduto, lo ripetiamo, a Pizzale. Cambiamo argomento, un'estate ricca di attività al centro polivalente Emiliani a Pavia presentato questa mattina alla stampa. La piscina, finalmente riaperta dopo i lavori di sistemazione, servirà per le attività di sollecitazione muscolare in acqua, ma il centro polivalente Gerolamo Emiliani di Pavia, l'offerta educativa e formativa per i soggetti fragili, non si ferma qui, soprattutto nel periodo estivo. Sono una trentina le persone con disabilità grave assistite nella struttura di Via Vivai, a pochi chilometri dal centro. In questo spazio immerso nel verde, gli ospiti possono dedicarsi all'arte terapia con il sostegno di una specialista o alla coltivazione di fiori e frutti grazie all'orto esterno coltivato con pomodori, zucche, anguri e basilico e molto altro, ma sono previste anche giornate all'esterno, nei parchi, nei centri commerciali o in fattorie didattiche, momenti di aggregazione e socializzazione. L'ultima iniziativa in ordine di tempo è quella attivata con San Matteo, ASP e la Biblions che ha permesso di portare diversi volumi all'interno del centro, insomma un'offerta che cresce e che non si ferma neanche con l'arrivo dell'estate. Credo che oggi qui avete visto un esempio, una gamma completa, dall'ambiente all'ortoterapia, dalla sollecitazione muscolare in acqua. Dall'arte terapia, che secondo me è una di quelle cose che pochi conoscono ma che noi invitiamo a voler visitare perché credo che sia un esempio non semplice da, da emulare. Allora, su questo, che credo è un giusto omaggio agli operatori, soprattutto, noi abbiamo ritenuto di fare un punto specifico e di comunicazione all'esterno. Oggi sono particolarmente contento. E ringrazio quanto mi hanno preceduto il direttore generale per di aver inaugurato e riaperto oggi la piscina interna per gli ospiti perché questo è un tassello che si aggiunge agli altri tasselli che questa mattina abbiamo visto che sono l'arte terapia. L'ortoterapia, i giri all'interno della città accompagnati dai nostri operatori, che permette ai nostri ospiti di essere dei disabili che comunque vengono messi a confronto con quelle che sono svariate attività e questo aiuta moltissimo le potenzialità di recupero, anche se sono limitate. Cerchiamo in tutti i modi di fare il bene dei nostri ospiti. Segnalazioni di eh, disagi eh, arrivano da eh, Castello eh, D'Agogna. Si tratta in particolar modo della copertura della telefonia mobile e del collegamento a Internet senza fili che presenterebbe da qualche tempo alcune problematiche. Così il comune di Castello D'Agogna ha scritto a Telecom Italia e a Vodafone. Il vice sindaco ha segnalato ai due principali gestori della rete telefonica mobile la mancanza o l'insufficienza del segnale diffuso da Telecom e Vodafone. Il nostro comune ha deciso di farsi carico di un problema, spiega il vice sindaco, che affligge da tempo i cittadini. Che periodicamente si rivolgono a noi per trovare una soluzione. Abbiamo comunicato la mancanza o l'insufficienza di copertura, siamo in attesa che le due compagnie telefoniche ci rispondano per tranquillizzare i nostri eh, concittadini. E adesso andiamo a Marzano con un progetto innovativo che si chiama Sportsland, che fa crescere la cultura dello sport e della vita i più giovani. Far crescere i ragazzi nel calcio, ma anche nella vita, è l'ambizioso progetto Sportsland che partirà dalla prossima stagione a Marzano. Un'associazione polisportiva dilettantistica che punta a formare i calciatori a 360 gradi con incontri su educazione alimentare, lotta alle discriminazioni, ma anche su questioni mediche e sanitarie come ludopatie e dipendenze. Un'idea nata da un progetto simile già avviato da alcuni genitori in un'altra società sportiva. Beh, da questi valori comuni è venuta fuori l'idea quindi di dare vita a una società sportiva che si potesse occupare sia della crescita dei ragazzi dal punto di vista sportivo, sia della crescita dei ragazzi dal punto di vista socio-educativo, che poi, diciamo, se vogliamo, sono gli elementi che completano un po' l'educazione dei nostri ragazzi. Il progetto parte per il primo anno in provincia di Pavia con una trentina di giovani atleti. L'obiettivo è diffondere il modello anche ad altri sport come basket e pallavolo, coinvolgendo anche i genitori nella partecipazione attiva alle attività. Sì, ma non solo coinvolgendo i ragazzi a questo punto, ma coinvolgendo anche le famiglie, perché non dimentichiamo che eh, anche le famiglie diciamo, possono avere dei vincoli legati a spostamenti, legati anche a questioni economiche, quindi riusciamo a organizzarli sul posto, quindi nel comune di residenza e magari in concomitanza con l'attività sportiva che vengono svolte dai figli, è un ulteriore servizio che possiamo offrire. E chiudiamo, lo sapete, con le nostre telecamere tra la gente, abbiamo eh, documentato una bellissima festa, la festa della Croce Azzurra, una realtà che funziona da tanti anni a Robbio. Buonasera a tutti, sono il sindaco di Robbio, siamo qui alla festa della Croce Azzurra, Robbio è la capitale del volontariato, infatti tutti quelli che vedete in questa cucina sono tutti volontari, quando è il momento di fare festa tutti insieme si riuniscono al ritrovo estivo e preparano appunto queste prelibatezze eh, locali e non per la cittadinanza. C'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore. Se tu non sei con me, allora, stiamo facendo una pasta, una pasta al profumo di mare con dentro un po' di pesce, pomodoro. Un riassunto di come si fa questo risotto tipico lomellino e obbiese. Ma guarda, è un po' una ricetta segreta la mia, non posso rivelare tutto perché altrimenti, addio, me la fregano. Ricordiamo che il segreto della paniscia sta nel brodo e infatti non si possono dire tutti gli ingredienti che ci sono all'interno. La nostra specialità è la grigliata ragazzi, è una cosa fuori dal normale. Ci sono le costine, no le costine, le bracciole, i salamini, i wuster. Qui abbiamo una cantina rifornitissima gestita da questi due omoni. Il Sergio. Quando non fa il cantiniere fa l'autista dell'ambulanza del 118 e speriamo che faccia meglio quello che il cantiniere, perché lo fa tutti i giorni e, e con tanta passione. Facciamo tutti e due. Ringraziamo Telepavia per essere venuti ancora una volta all'appuntamento con la nostra festa che ha raggiunto ormai il 37 compleanno, diciamo così. Essere qui eh, per la 37 volta è sicuramente una cosa importante, eh, ma quello che è più importante è che comunque non, non, non manca il supporto e la presenza e la partecipazione della gente che nonostante il gran caldo e la calura estiva... Non ha fatto mancare la sua presenza e che quindi sia la cosa più bella e gratificante per tutto l'impegno che questi volontari mettono in campo per tutto l'anno. Davvero una bellissima realtà questa a Robbio. C'è Paolo Corazzon prontissimo per darci tutti gli aggiornamenti meteo tra due minuti.